Ciao a tutti! Oggi un dolce che a me ricorda i sapori della nonna. Crema pasticcera e amarene. Una brioche a forma di torta per associare questi due gusti classici ma meravigliosi. Con gli scarti ho realizzato due piccole brioche. Morbidissime e sofficiosissime. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzare questo dolce perfetto per la merenda o la colazione. Per realizzare il dolce si incomincia con la pasta brioche. All'interno della ciotola della planetaria verso le farine che ho già premiscelato e setacciato, ma che setaccerò nuovamente. Aggiungo la vaniglia in polvere . Aggiungo il lievito in un angolo . Dalla parte opposta rispetto al lievito aggiungo lo zucchero ed il sale, zucchero semolato, il sale ed il latte intero, tutto in una volta. Preferisco utilizzare latte freddo di frigorifero in quanto la planetaria tra le impastatrici è quella che scalda di più. Quindi per evitare di surriscaldare troppo l'impasto utilizzo latte freddo. Ora impasterò tutti gli ingredienti insieme a bassa velocità per 7-8 minuti. Per velocità bassa intendo velocità 2. Essendo una piccola quantità, consiglio ogni tanto di staccare l'impasto dal gancio e raggrupparlo sul fondo della planetaria con un tarocco, per fare in modo che il gancio peschi bene fino in fondo. Dopo 7-8 minuti, con la macchina in movimento, otteniamo questo risultato. Come vedete, un impasto ben attorcigliato al gancio. Ora aggiungo il burro morbido, tutto in una volta, e impasterò per 7-8 minuti a velocità 5-6. Ecco il burro morbido. Ora possiamo impastare. Ripeto, per 7-8 minuti, velocità 5-6. Anche in questo caso staccate ogni tanto l'impasto o dai bordi della ciotola o dal gancio della planetaria. Non preoccupatevi se magari durante i primi 2-3 minuti il burro fa un po' fatica ad incorporarsi all'impasto, è del tutto normale, ma con l'azione della macchina e il continuare a impastare
vedrete che alla fine otterrete un impasto liscio ed omogeneo. È trascorso il tempo necessario e l'impasto ora si è staccato bene dalle pareti della ciotola e si è ben attorcigliato attorno al gancio. Ora spolverizzo il piano con un velo di farina, con l'impasto formerò una palla e la lascerò riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Capovolgo l'impasto sul piano. Impasto leggermente dando un paio di pieghe. Le pieghe servono per dare un po' di forza. Guardate com'è bello liscio e lucido. Profumatissimo di burro e vaniglia. Ora lo coprirò con la pellicola. Potete farlo sia all'interno della ciotola della planetaria o eventualmente in un'altra ciotola e lasciarlo riposare appunto per 30 minuti a temperatura ambiente. E mentre l'impasto riposa, si prepara la crema pasticcera alla vaniglia. Ecco la crema pasticcera che io ho già preparato. Non vi mostro come realizzarla, poiché credo che tutti noi sappiamo fare una crema pasticcera. L'ho raffreddata velocemente in un bagno di acqua e ghiaccio, l'ho coperta con pellicola a contatto per evitare che si formi una pellicina in superficie e ora la ripongo in frigorifero per 12 ore. Io preferisco realizzare la crema pasticcera il giorno prima, ma se doveste decidere di realizzarla la mattina in cui poi andrete a formare la brioche, tenete conto almeno un paio d'ore abbondanti in frigorifero affinché sia completamente fredda e soda. Ora che l'impasto brioche ha riposato una mezz'oretta a temperatura ambiente, l'appiattisco, le do una forma un po' rettangolare e la ripongo in frigorifero per almeno 12 ore. La sgonfio per iniziare ad eliminare i gas della lievitazione e le do una forma rettangolare in modo che il giorno successivo io sia facilitata nello stendere. La chiudo bene. Ripongo l'impasto all'interno di uno stampo rettangolare, ma questo è assolutamente facoltativo, e ora a riposare in frigorifero per 12 ore. Ora che l'impasto ha riposato in frigorifero, possiamo stenderlo su un pezzo di carta da forno in un rettangolo. Possiamo eventualmente aiutarci con un velo di farina sulla superficie. E lo stendiamo a un'altezza di circa mezzo centimetro.
giriamo spesso la pasta in modo che non si attacchi alla carta. E tiriamo un pochino gli angoli in modo da avere un rettangolo più regolare possibile. Possiamo eventualmente aiutarci con delle bacchette per avere uno spessore regolare. Ora ripongo l'impasto in frigorifero un quarto d'ora in modo che la pasta si rilassi, si compatti un pochettino e possa essere poi più semplice tagliare le strisce. Ora che ha riposato, rifilo bene i bordi in modo da avere un rettangolo preciso e regolare. Parando i bordi ho ottenuto un rettangolo di 20x35. Mi raccomando, gli scarti non buttateli, potete fare una piccola brioche. Ora ammorbidisco la crema pasticcera che andrò a spalmare sopra la pasta. Ho ammorbidito la crema in modo che tornasse liscia e morbida. E la distribuisco sull'impasto. Questa è la crema pasticcera avanzata, veramente una cucchiaiata, ma meno di così è difficile realizzarla. Dato che ora il rettangolo dovrà essere tagliato in strisce verticali, consiglio di riporre l'impasto in frigorifero 10 minuti. Ora taglierò delle strisce di 5 cm di larghezza. Appoggio su ogni striscia delle amarene sciroppate che io ho sciacquato dal loro sciroppo, tamponato bene e tagliato a metà. Consiglio di fare questa operazione il giorno prima. Una volta che sono state tamponate bene, le lasciamo all'interno della carta assorbente, le riponiamo in frigorifero e copriamo con pellicola, in modo che la carta assorba eventuali residui di acqua o di sciroppo.
Ora arrotolo ogni riga su se stessa formando una girella. Formata la girella, l'appoggio sull'altra striscia di pasta e continuo ad arrotolare fino ad esaurimento dell'impasto. Quindi otterremo praticamente un girellone. Ho inserito la girella ottenuta all'interno di un anello da 20 cm di diametro imburrato. L'anello è alto 6 cm. Ora coprirò con pellicola e lascerò lievitare fino al raddoppio, ovviamente a temperatura ambiente. O ancor meglio in un luogo un po' tiepidino, come ad esempio il forno con la lucetta accesa. Vi ricordo inoltre che sul sito cookimisoftry.it potrete trovare in vendita il mio nuovo ebook, quindi in formato PDF scaricabile sul sito appunto, e si tratta di un ebook di crostate con 20 ricette inedite. Ora che la brioche è lievitata e ha più che raddoppiato di volume, aggiungo qualche amarena sciroppata intera, amarena che io ho sciacquato dallo sciroppo e tamponato. Posiziono la prima al centro. Quindi è proprio la ciliegina sulla torta e ne distribuisco qualcun'altra qua e là. Durante la lievitazione io ho sostituito l'anello poiché ritenevo che quello da 20 cm di diametro fosse troppo ampio e ho utilizzato uno da 18. Avendo già l'anello da 18 alto 6 impegnato in un'altra preparazione, ho utilizzato, come avete visto, un anello di una tortiera a cerniera, sempre ben imburrato. Ora spennello la superficie con un po' di latte utilizzando un pennello molto morbido. Se preferite potete anche utilizzare eventualmente un tuorlo d'uovo con un po' di latte o un uovo intero, come volete. Spennello ugualmente le due piccole brioche che ho ottenuto con i ritagli
per poi infornare a 150 gradi ventilato per 35-36 minuti. Ovviamente per le brioche più piccole dovrete un pochino regolarvi voi in base alla dimensione. Io queste le farò cuocere per 20-23 minuti. E ora in forno, 150 gradi ventilato, 35-36 minuti. Ecco la torta o torta brioche fuori dal forno, la lasceremo raffreddare completamente prima di spolverizzarla con zucchero bucaneve. Ora che è completamente fredda, posso spolverizzare con zucchero bucaneve. Ed ecco il nostro dolce crema e amarene terminato e pronto per essere gustato. Grazie per aver visto il video, spero che abbiate presto l'occasione di realizzare questa torta brioche, perfetta per la merenda o la colazione. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e mi raccomando attivate la campanella per non perdere neanche una ricetta. Inoltre, se doveste realizzare qualche mio dolce, taggate Cooking Me Softly Food Blog. Inoltre, vi ricordo, come già sapete, che potrete trovare il libro con 20 crostate inedite e mi raccomando fatemi avere i vostri feedback. Grazie, ciao!